Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi, come avrete visto dal titolo, una nuova uscita in casa Rogue. Rogue penso che ormai un po' tutti lo conosciate, è un brand indipendente, fondato da Manuel Cross, un brand americano se non ricordo male, diciamo coglie tante ispirazioni da profumi vintage, da profumi che ormai sono discontinuati, non che siano identici, però prende larga ispirazione da lavori del passato, quindi ha questo animo un po' vintage, un po' retro, però portata ai giorni nostri. In questo caso appunto è una mia opinione personale, soprattutto derivante da un blind buy, quindi è stato un acquisto alla cieca, che poi uno può dire tu sei un po' fuori nel fare questo tipo di cose. A me ogni tanto piace farle, soprattutto per un prezzo, ve lo dico già, costano relativamente poco questi profumi, perché parliamo di un'ottantina di euro per un 30 ml, possono essere tanti o pochi, a mio avviso sono il giusto compromesso se uno vuole magari fare dei test, soprattutto per chi conosce già il brand e per chi già conosceva Mousse Illuminée o conosce Mousse Illuminée. Quindi in questo caso qua, onesta recensione su questo profumo. Allora, partiamo col dire che l'originale Mousse Illuminée, che io non ho al momento, non l'ho mai acquistato in full, è un profumo stupendo, veramente stupendo. Infatti uno potrebbe dire, da questo video, perché non ti sei comprato l'originale invece di comprarti il Flanker, che è appena uscito, tra l'altro senza averlo mai sentito. Verissimo. Però, andando un po' sulla fiducia, quindi avendo già testato la versione, diciamo, originale, se così la possiamo dire, la chiamiamo versione originale adesso, che comunque risulta veramente apprezzabile un po' da tutti, anche per chi non è amante della profumeria o per chi non è dentro questo mondo, anche soprattutto del mondo indipendente, magari un po' più difficile, un po' più complicato, ecco, da apprezzare. Risulta veramente, ecco, secondo me l'originale, una versione veramente molto ben fatta. Potrebbe risultare un po' sulle vibes Polo Green, quel mondo un po' appunto retro, come dicevo all'inizio, quindi con queste ispirazioni di profumi. Ovviamente parlo delle versioni vintage, non delle attuali ipotetiche versioni che sono sul mercato, perché ovviamente regolamentazioni e cose varie tendono un po' a peggiorare, non lo so, però sicuramente a cambiare le formule che sono sul mercato. Quindi in questo caso, ecco, non mi ritengo soddisfatissimo dell'acquisto che ho fatto, e ovviamente spiego anche il perché. Allora, partendo dal presupposto che il profumo si basa ovviamente in gran parte sulla struttura originale, quindi mantiene un po' quella sorta di DNA di, ripeto, struttura, quindi mantiene quella sua aura molto gradevole che c'è in Mousse Illuminée originale. La differenza purtroppo sta nella sua apertura. Perché? Perché secondo me questa apertura stona veramente tantissimo. Io non so se è perché adesso sono batch nuove, non gli siano riuscite benissimo tutte le batch, non che ci sia qualcosa di immettibile o troppo estremo, però c'è questa nota animale che probabilmente penso a questo punto che sia voluta, anche se non è dichiarata in piramide, che emerge tantissimo in apertura, e non riesco veramente a capire da dove proviene. Sembra quasi qualcosa di muschiato, ma non muschio vegetale, cioè muschio animale, qualcosa che deriva forse da qualche resina, perché comunque all'interno contiene piuttosto, in maniera piuttosto abbondante, mirra, ci sono resine, parti comunque sì vegetali che ci sono anche nella formula originale, che è completamente diversa in apertura, è gradevole dall'inizio alla fine, mentre questo qua stona veramente tanto in apertura. Ovviamente non si può basare il profumo solo esclusivamente sull'apertura, giustamente, però se fosse, non so, ci fosse più che altro la possibilità di sentire in un negozio, uno dice mi soffermo pochi minuti a sentire qualcosa, questo sarebbe sicuramente escluso, probabilmente. Almeno per me, questo parlo a mio avviso, e probabilmente, ecco, non so, ci sarà qualcuno a cui piacerà tantissimo dall'inizio alla fine, questo non lo metto in dubbio. Però ecco, non mantiene secondo me fede l'apertura e il livello alto che c'è nella versione originale, nel Mousse Illuminée classico. Però qui su Muglietto ormai ho già applicato profumo da penso una ventina di minuti, 15-20 minuti. E ovviamente questa sfumatura qua è già andata via da un po', ci vogliono 10 minuti, secondo me sono già anche troppi 10 minuti da aspettare per un profumo, quindi insomma, quando uno se lo va a applicare magari deve uscire di casa in fretta, è vero, ok, tempo di andare fuori, tutto il resto,
però sarebbe, diciamo, preferibile il fatto che il profumo sia bello dall'inizio alla fine. Ecco, diciamo, non mi godo l'apertura di questo profumo. Però è molto molto interessante nel cuore, perché? Perché si vanno ad aggiungere delle parti resinose speziate, molto più speziate, quindi c'è questa noce moscata molto in evidenza, molto percepibile, che si va ad aggiungere alla formula originale. È molto molto gradevole il cuore di questo profumo, come lo è anche il dry down, e anche a lunga durata, perché l'asciugatura molto complessa, molto lunga, molto macchinosa, insomma è un profumo ricchissimo davvero, e quindi lo trovo molto molto gradevole nella sua evoluzione, nel suo cuore, ecco, mettiamo, nella sua parte centrale, e anche nella parte finale, che diciamo un 90% condivide la struttura originale del profumo, pur aggiungendoci e mantenendolo molto più sfaccettato. Quindi è un profumo che mantiene sicuramente gli standard del precedente dal punto di vista di qualità, materie prime, durata, perché dura veramente tanto, la complessità assolutamente, ma non mantiene fede, secondo me, a livello, ripeto, l'apertura, che sicuramente a mio avviso è molto molto inferiore e molto meno ben fatta della precedente. Quindi è un profumo che manterrò in collezione, lo terrò per sempre? Non penso, non credo, non lo so sinceramente, è una domanda che mi faccio io. Al momento sì, perché me lo voglio continuare a studiare, perché c'è qualcosa che comunque mi attrae e sento che c'è del potenziale, perché comunque c'è potenziale in questo profumo. Probabilmente me lo godrò di più nel periodo invernale, mi viene da dire, perché comunque essendo un profumo molto resinoso, molto denso, speziato, caldo, al contrario di Mousse Illuminée, che è molto mettibile anche nei periodi più insomma caldi, in cui hai bisogno di qualcosa di più fresco, di più arioso, verde, mettiamola così, qui ecco si va a diciamo a rendere più scura questa base vegetale che c'è nella e verde che c'è nella parte originale, e quindi renderlo più oscuro e più dedicato, secondo me, ai periodi freddi. Quindi gli darò un po' di tempo per capire se o meno, più che altro per me, per capire se riesco o meno a indossarlo. Quindi al momento, se dovessi dare un voto a questo profumo, gli darei un 7/7,5. Mi aspettavo, ecco, da un acquisto in funzione di quello che avevo sentito in precedenza all'originale, almeno un 8,5, ecco, da dargli. Al momento però non mi sento, magari mi ricrederò, però non mi sento di arrivare neanche all'8, ecco, quindi un 7,5 regalato. E quindi ecco, queste sono un po' le mie opinioni riguardante Absolute Mousse. Bene ragazzi, io spero che vi sia stato d'aiuto questo video, soprattutto per chi magari fosse intenzionato a fare un acquisto in Rogue e valutare l'acquisto anche di Absolute Mousse. Ecco, l'invito è quello di sentirlo prima, come del resto andrebbero fatti su tutti i profumi, però se volete magari fare una cosa più safe, più sicura nell'acquisto, come primo acquisto in Rogue, in casa Rogue, vi consiglio altro, ecco, come può essere Mousse Illuminée, proprio nella versione originale, Bon Monsieur, non so, ce ne sono tantissimi altri, adesso mi vengono in mente questi due, come ci può essere Ishtar, che è molto molto buono, che questa resina molto fresca, secondo me un po' sulle vibes di Opium di Saint Laurent, insomma ce ne sono tanti di belli e validi. In questo caso qua, ecco, magari provate prima, se avete l'opportunità, di sentire un semplino, sarebbe meglio, ecco, secondo me. Quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima, e ciao a tutti. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale Olfatti, mi raccomando. Ciao a tutti.